Buongiorno a tutti gli imperfetti, benvenuti in un nuovo video del diario di una laureata disperata. Non lo so come si chiamerà, però prima o poi deciderò il nome. Oggi volevo condividere con voi un po' di disagio cioè il primo disagio che ho incontrato nella mia esperienza di laurea, cioè comprare compulsivamente oggetti di cancelleria, perché così ho tutto e posso studiare al meglio. Cioè, il ragionamento non è logicissimo, cioè, alla fine è proprio, cioè, ho tutta la cartoleria e quindi posso studiare bene, cioè, quindi praticamente adesso vi farò vedere un pochettino le cose che ho comprato. 50 fogli trasparenti per i raccoglitori, perché a un certo punto mi sono resa conto del fatto che avevo bisogno disperatamente di raccoglitori. Cioè, non li ho mai suonati in vita mia, ma questa volta avevo proprio bisogno di questo. Ho comprato il primo raccoglitore dove ho messo la roba per studiare. Un raccoglitore non sarebbe mai bastato. Il secondo raccoglitore. Vogliamo parlare dei quaderni? Perché, cioè, il raccoglitore solamente che ce l'hai. Allora, un quaderno per una materia, un quaderno per l'altra materia e ce n'è un altro terzo in arrivo di quaderni. Vabbè. Poi, l'agenda per il nuovo anno, perché dovrò fare esami a gennaio, quindi che fai, non te la compri l'agenda? Devi essere super organizzata, quindi devi avere anche l'agenda. Quindi, agenda per il 2019. Poi, matite di tutti i tipi. Queste sono nere, belle, eleganti, perché, cioè, che vogliamo fare le cose così. Poi, penne multicolori. Colori, pennarelli di tutti i tipi. Penne serie per gli esami. Penne per la mia parte ludica di studio con i conigli, evidenziatori di tutti i tipi, quello normale, quello a doppia punta, perché, cioè, che vuoi fare? Cioè, l'evidenziatore a doppia punta, metti che devi sottolineare delle cose un po' grandi, un po' piccole, almeno, cioè, abbiamo pure quello. Poi, per la comodità, l'evidenziatore a penna non ce lo devi avere per forza. Altre penne in gel, perché giustamente poi finiscono le penne. Poi, siccome il portacolori che c'avevo non mi piaceva più, mi sono comprato il portacolori nuovo. E quindi, che vuoi fare? Post-it, vogliamo parlare dei post-it? Ok, allora, ci abbiamo i post-it normali, ci abbiamo i post-it al libro, dove abbiamo post-it piccoli, post-it medi, post-it medio-grandi e post-it ancora più grandi che sono già finiti. Poi abbiamo, cioè, siccome, scusate, siccome non si vede, ecco, adesso si vede, siccome quelli lì non ci bastavano, cioè, dovevamo avere bisogno di quelli piccoli, però di tutti i colori, perché così almeno stiamo meglio. E ok, finito questo, poi, allora, questo non è sponsorizzato da Tiger, però Tiger, farò un mutuo con te perché secondo me non è finita qui. Vogliamo parlare del fatto che c'è pure Wish, quindi ho già prenotato i primi evidenziatori, post-it. Siccome, visto che devo organizzare l'agenda e c'è un mondo sull'organizzazione dell'agenda, eccetera, eccetera, ho comprato 20 rotoli di scotch, washi tape, quello da decorazione, eccetera, eccetera, 20 rotoli. Non so che cacchio ci devo fare, cioè mi ci avvolgo praticamente arrivato a un certo punto. Va bene. Ok, e questa è, diciamo, tutta la questione compulsività, eccetera, eccetera. Insieme a questo c'è la parte reperimento di materiale. Allora, io ho incominciato a cercare il materiale che mi serviva per gli esami. Siccome, cioè, praticamente devo studiare, cioè, nella mia mente io devo studiare
tutto quello che c'è sulla faccia della terra rispetto all'argomento, ho incominciato a vedere che c'erano le slide dei professori. Quindi ho reperito tutte queste slide, le ho messe su un archivio Dropbox, eccetera, eccetera, e ho trovato una listeria di quelle che ci sono a San Lorenzo, eccetera, eccetera, che stampano le fotocopie a 3 centesimi. Quindi ho detto benissimo, ok, trovo questa copisteria e inizia la mia agonia per le fotocopie. Parlando di questo, cioè vado la prima volta, non riesco a stamparle perché non c'avevo i file caricati. Quindi ritorni a casa, arriva alla copisteria con i file già caricati su Dropbox, in maniera che quando sei là te li scarichi e poi quello te lo stampa. Ok, erano tipo 50 file di slide, ogni slide tipo 300 pagine, una cosa del genere. E quindi quando questo ha visto i file mi ha detto: no, vabbè, devi ritornare. Ok, questa era la seconda volta. Ritorno il sabato, trovo la copisteria chiusa, avevo già lasciato l'acconto, mi volevo suicidare, vabbè. Ok, dico vabbè, calma, calma, tranquilla, ci ritorni martedì. Ok, ritorno martedì, arrivo lì e gli dico: guarda che sono passata sabato, ma eravate chiusi. E questo: sì, ci ho avuto un problema, e le fotocopie? Ah, le devo ancora stampare. Ok, la quarta volta ho dovuto aspettare un'ora e mezza per stampare tutte le slide, perché cioè tipo ogni foglio c'aveva 6 pagine, quindi cioè prima che mi ha stampato tutte le slide ci è voluto una vita. Vabbè, alla fine ce l'ho fatta, quindi va bene, siamo sopravvissuti anche allo stampo delle fotocopie. Allora, avevo registrato un video lunghissimo dove parlavo di un sacco di argomenti. Decido di dividerlo in due. Se volete la seconda puntata, tipo a breve in settimana, vi metto il sondaggio su Instagram se lo vedete. Se no, ve lo prendete per domenica prossima, in maniera che già è fatto il video. E comunque niente, cioè, ho condiviso con voi il mio problema sulla compulsività del comprare il materiale, cioè di comprare cartoleria in maniera incontrollata, e il mio dramma per quanto riguarda il reperimento del materiale. Quindi niente, magari mi piacerebbe sapere quali sono i vostri invece modi per scaricare l'ansia. Su che cosa la scaricate? Non la scaricate sulle persone cioè vicino, cioè come ho fatto anche io. Questo sarà un altro argomento. Poveri, poveri amici e povere persone che mi circondano. Io, cioè, veramente vi ringrazio per come mi state supportando e sopportando. Detto questo, ci vediamo prossimamente, non so se in questa settimana o domenica, dipende da voi e dal sondaggio di Instagram. Quindi se non mi seguite, seguitemi anche su Instagram. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, fatemi sapere anche i vostri disagi. Quindi scrivetemi. Ciao e alla prossima. Buona domenica, imperfetti. Ciao.